Una emoji anti-gay? Non proprio. Ciao internet, buongiorno, ben ritrovati. Per alleggerire un attimo, mentre sono ancora in mezzo a centinaia e centinaia, se non migliaia, di tweet e contro tweet per il tweet ironico che avevo fatto, in cui nessuno ha capito che era ironico, è fantastico, il mondo è una cosa bellissima. Se non avete visto il video di ieri, andate a recuperarvelo, è abbastanza divertente. Volevo parlarvi della emoji anti-gay che probabilmente avete visto in giro, state per vedere in giro per internet. Ma prima di quello, un avviso per i naviganti. Sabato, non so se avete visto, sono al SEO and Love. SEO and Love, uno dei più grandi eventi italiani e uno di quelli che io amo particolarmente, dedicato a marketing per il business, sarà a Verona, a Palazzo della Gran Guardia. Ci sono ancora dei posti disponibili e ho un codice sconto. Ma siccome sono bastardo, il codice sconto non ve lo metto qui sotto, ma potete ottenerlo facendo una cosa che non so se avete ancora fatto, cioè andando a vedere il chatbot della pagina Facebook. Provate a scrivere in chat alla pagina Facebook e vi trovate quello e un sacco di altre cose. Ma torniamo alle emoji gay. Nelle ultime ore, in realtà negli ultimi giorni nel mondo statunitense, inizia ad apparire questa immagine. È palesemente una emoji anti-gay che ha mandato Twitter e buona parte della rete in giro con la bava alla bocca. Già, perché in un periodo in cui, anzi, il consorzio Emoji tenta in tutti i modi di lanciare l'integrazione, addirittura aggiungendo le emoji delle coppie dello stesso sesso, perché mai introdurre un qualcosa anti-gay? Grandi grida, grandi proteste di grandi gruppi LGBTQ, per una cosa che però tecnicamente non è nemmeno un emoji. Già. In realtà quello che state vedendo è una distinzione tra due pezzi di informazione. Da un lato l'emoji della bandierina, quindi il simbolo forse internazionale del movimento LGBTQ+. Dall'altra parte un carattere speciale di Unicode. Unicode, il consorzio che gestisce una serie di caratteri, da quelli di tutte le varie lingue, fino a dei caratteri speciali utilizzati per n scopi, tra questi il barrato. Perché è particolare? Perché, per come funzionano le specifiche di Unicode, questo carattere non è nato per vivere da solo, ma è nato per sovrapporsi al carattere precedente. Quello che vedete quindi è una normale emoji con un carattere dopo di questa, che però graficamente si sposta sopra per negare quello prima. Ecco spiegato tutta una serie di emoji che vediamo con la negazione di n concetti, fatti semplicemente utilizzando due caratteri. È interessante vedere le prospettive che questo porterà adesso che è diventato di pubblico uso e che funziona discretamente bene su quasi tutte le piattaforme. È ancora più divertente vedere come il fuoco di fila contro il consorzio emoji in realtà non abbia niente a che vedere proprio col consorzio stesso. E voi? Cosa ne pensate? Me lo raccontate qui sotto, sono curioso di sentire la vostra opinione. Se non vi siete ancora iscritti, questo è il momento giusto per farlo, anche giocando con il chatbot della pagina. Lì dentro c'è anche un corso gratuito, se non l'avete ancora fatto, è molto carino. E per il resto ci vediamo domani con un altro episodio. Io sono Matteo Flora e vi faccio compagnia 5 giorni alla settimana raccontandovi di come la rete ci cambia. E come sempre, grazie mille per avermi ascoltato e state parlando.